Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Telestense. Parleremo a breve di Paglio, ma anche di diversi eventi che hanno caratterizzato questo fine settimana, ma torneremo anche a parlare della situazione legata all'alluvione in Romagna. Tante le notizie in questa domenica, ma partiamo dal Paglio, che è stato ancora vinto da San Giacomo e si è aggiudicata la corsa dei cavalli. Il momento più atteso del sabato sera in piazza Ariostea, che ha accolto per la prima volta di notte le corse del Paglio San Giacomo, che ha vinto anche la corsa delle Putte. E la gara delle Asine invece se l'è aggiudicata San Benedetto, mentre i Putti sono andati a San Paolo. Ma cosa è successo per l'aggiudicazione del Paglio di San Giorgio? Lo ricostruiamo in questo servizio. Una corsa entusiasmante con l'esito finale non poi così scontato, con i Fantini e cavalli tra i più qualificati delle ultime edizioni. La corsa dei cavalli è stata vinta da Borgo San Giacomo, come lo scorso anno, con il Fantino Francesco Caria su Bagoga, una cavalla di qualità che, come sottolineato dagli intenditori, gira bene a sinistra. Una delle caratteristiche del Paglio di Ferrara, la pista di 4 giri con 8 curve con il giro di pista a sinistra. La sorte ha scelto nel Rione Santo Spirito il cavallo di rincorsa, con il Fantino Pizzu su Bosea, e nel Rione San Paolo il cavallo Caril Boom montato dal Fantino Adrian Topalli, il primo ad entrare nei canapi. Una mossa durata più di un'ora in una piazza Ariostea per la prima volta illuminata a giorno per le corse in notturna. San Paolo non vuole essere stretto nell'angolo, San Giacomo secondo, San Benedetto è terzo, nei canapi il Fantino Carboni su un cavallo di carattere Vancouk, poi San Giovanni con Alessio Migheli su Boombers e Santa Maria Invado, la Contrada Nonna che attende una vittoria da decenni, il suo Fantino Stefano Piras monta un ottimo cavallo piuttosto nervoso. Poi San Giorgio, Simone Mereo monta Zodiaca che potrebbe essere la sorpresa della corsa e poi San Luca, Federico Guglielmi che monta Arraju. Quattro false partenze, una decina di chiamate ai canapi e poi anche le ammonizioni, i richiami del mossiere senese Andrea Calamassi per la prima volta in piazza Ariostea e poi dopo un'ora la corsa. Forse con una mossa non troppo regolare, ma con una gara entusiasmante. Almeno quattro i cavalli che hanno preso la testa durante i quattro giri di gara, dal cavallo di rincorsa sino alla Contrada Nonna, ma alla fine a tagliare il traguardo è stato Francesco Caria, detto Tremendo, che per la seconda volta consecutiva vince il Paglio di Ferrara, la prima edizione in notturna. E nel corso del telegiornale vedremo anche le immagini più belle anche delle altre corse, ma le immagini più belle dell'edizione 2023 del Paglio di Ferrara. Ora dobbiamo parlare di alcuni dei tantissimi effetti negativi apportati dall'alluvione che ha colpito l'Emilia-Romagna. Ce n'è uno che affligge la pesca, in particolare delle vongole, settore fondamentale per il litorale della provincia di Ferrara. L'allarme arriva direttamente da Coldiretti. Allora sentiamo di che si tratta. In questo periodo, a causa delle alluvioni, c'è stata un'importante portata d'acqua nelle lagune, nelle nostre sacche del delta, e allevamenti di vongole prediligono acqua salmastra, quindi questa portata di acqua dolce le sta danneggiando. Ma non è solo questo il problema, ci sono anche dei predatori come ad esempio il granchio blu, che è assolutamente una specie molto verace e che riesce a predare vongole di taglia maggiore rispetto al nostro granchio autoctono. Perciò abbiamo riscontrato un insieme di problemi confrontandoci con i nostri soci e è ora di intervenire, perché ci sono state delle perdite molto grandi e dobbiamo anche stimare effettivamente quale sia il numero di perdite. Però questi problemi noi con i diretti li stiamo raccogliendo e li porteremo agli enti preposti come la Regione. Gigantesca operazione di trasporto eccezionale effettuata da un'azienda di Copparo, socia storica di CNA, che ha portato a termine nel Veneziano. Vediamo le immagini.
Giganteschi convogli nella notte portano a destinazione le nuove paratie del Mose, sono gli autotreni di Marzola Spedizioni, azienda di Copparo specializzata nei trasporti eccezionali. Bisogna sempre pensare che nulla è impossibile, è questa la filosofia con cui opera Claudio Marzola, vicepresidente di CNA e titolare di Marzola Spedizioni. Venerdì 19 maggio nella notte gli autotreni hanno trasportato da San Michele al Tagliamento a Porto Marghera nel Veneziano, quattro porte del sistema Mose destinate alla conca di navigazione di Chioggia. Altre quattro sono state trasportate nella notte tra venerdì 26 e sabato 27. Si tratta di mantelli semicircolari in acciaio del peso di 44 tonnellate ciascuno, larghi 8 metri, quanto un'intera carreggiata. Un'operazione davvero fuori dal comune è stata definita. Ci sono voluti 3 mesi di preparazione per mettere a punto questo trasporto nei minimi particolari, spiega Marzola. 5 ore e mezza per coprire un tragitto di 100 chilometri. In autunno poi l'ultimo tratto via mare verso la laguna di Chioggia, dove le paratie verranno infine installate. E si celebrerà venerdì prossimo, il 2 giugno, la 77esimo anniversario della Fondazione della Repubblica Italiana. In mattinata, dopo la cerimonia dell'alzabandiera in piazza Trento Trieste, dopo la deposizione della corona d'alloro al monumento dei caduti nella Torre della Vittoria, la premiazione del concorso Le Madri Costituenti dedicato agli studenti delle superiori, dopo la Maina Bandiera nel pomeriggio alle 18.30 in prefettura, ci sarà la consegna delle medaglie d'onore del Presidente della Repubblica, subito dopo la consegna delle onorificenze ufficiali della Repubblica a cittadini meritevoli. Concluderà la giornata un momento di incontro con il professor Paolo Zamboni in occasione del conferimento, proprio docente e ricercatore, dell'onorificenza di grande ufficiale al merito della Repubblica Italiana. Parliamo adesso di PNRR, a che punto siamo? E questa è la domanda che si pongono i relatori dell'incontro che si tiene lunedì mattina nell'Aula Magna del Dipartimento di Economia di Unife, in un seminario che ci presenta il professor Leonzio Rizzo. Sentiamo. L'idea è stata quella di fare un po' il punto della situazione, no? Si sente molto parlare in questi giorni di PNRR, soprattutto il governo che ha difficoltà a chiudere, diciamo, i programmi già iniziati per raggiungere i cosiddetti target e milestone, e quindi c'è addirittura il rischio che parte dei soldi possano tornare indietro. Noi vogliamo capire quali sono i nodi strutturali per cui questo PNRR si blocca, e quindi abbiamo pensato di fare un convegno che ovviamente è aperto a tutta la cittadinanza, dove abbiamo invitato delle personalità che si sono occupate, oltre ad essere accademici di rilievo, si sono occupate del tema. E viene il professor Patrizio Bianchi, che tutti i ferraresi chiaramente conoscono, il nostro ex ministro all'istruzione, e poi viene il professor Marco Leonardi, che è stato capo del Dipartimento Programmazione Economica presso la presidenza Draghi, che ha fattivamente lavorato nella redazione anche del piano, e il professor Zanardi, che si è occupato all'ufficio parlamentare di bilancio dei controlli anche contabili relativi alla materia. E l'idea è quella di fare un po' il punto e capire quali sono le cause di questo blocco. Alcuni dicono, per esempio, che sono troppo piccole le istituzioni che dovrebbero occuparsi di fare i bandi. Una su tutte, discuteremo per esempio del piano asili nido. Piano asili nido è quello che sembra essere più avanti nel PNRR, però anche lì ci sono comuni che hanno fatto i bandi e dovrebbero partire già i lavori, altri comuni che non riescono a farli. Quindi quali sono e che caratteristiche hanno? Questo mi sembra importante, se si riuscisse a venire fuori con una proposta interessante anche per il governo. Parliamo adesso del documentario su Federico Aldrovandi, Aldro Vive, che ha vinto l'edizione 2023 del premio Vancini. Sentiamo.
Si è concluso con le parole commosse del padre di Federico Aldrovandi l'edizione 2023 del premio Vancini, organizzato da CNA Ferrara e Ferrara la città del cinema, e rivolto alle scuole ferraresi. Venerdì scorso le premiazioni, a cui ha partecipato anche il papà di Federico, Lino Aldrovandi. Il tempo per me si è fermato col 25 settembre del 2005, eppure oggi in voi e nei vostri occhi vedo ancora Federico, quindi per me oggi è un momento di gioia, perché in voi rivedo la forza e la consapevolezza di avere un futuro davanti. Queste le parole del padre di Aldrovandi. Il primo premio quest'anno è stato vinto dalla classe terza ALS dell'Istituto Rita Levi Montalcini di Argenta, con un video intitolato Aldro vive, un lavoro di reportage che affronta una ferita che non potrà mai essere rimarginata, la morte durante un controllo di polizia del giovanissimo Federico, all'epoca coetaneo dei ragazzi che oggi gli hanno dedicato un documentario. Secondo premio all'Istituto Carducci, terzo premio alla terza A del Liceo Ariosto, menzione speciale della classe quinta G dell'Istituto Einaudi. In tutto erano 21 gli elaborati in concorso, tutti di ottima qualità, è stato detto e come è stato sottolineato da Silvia Merli, responsabile per CNA Ferrara dei rapporti con le scuole, che ha coordinato l'organizzazione del premio. La mattinata è stata coordinata da Stefano Muroni, attore e ispiratore del premio. Premio nazionale di narrativa Storie di pianura, assegnati venerdì a Palazzo Naselli Crispi. I premi del concorso, che ha visto la partecipazione di 97 autori da tutta Italia. Il tema quest'anno era legato al futuro del territorio alla luce dei cambiamenti climatici. Il racconto breve Il maestro e il vento di Irene Pavan si è aggiudicato il primo posto del concorso promosso dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, ma anche dall'Associazione Culturale Gruppo Scrittori Ferraresi. Ma sentiamo l'intervista alla vincitrice. Irene Pavan, vincitrice del premio edizione 2023, un'opera dal titolo e soprattutto da che cosa è stata ispirata? Allora, il mio racconto breve con il quale ho vinto questo bittissimo premio si chiama Il maestro e il vento. È un'opera che parla della bonifica intesa come territorio, come acqua, elemento vitale all'interno della quale vivono più persone, in particolare una persona molto fragile e che attraverso il ricordo appunto della terra, insomma, nella quale appunto ha vissuto da bambino, affronta attraverso la sua arte anche la malattia e la vecchiaia. Ispirato ad una storia vera? Allora, ispirato anche a una storia vera, stiamo parlando di un pittore, una persona a me molto cara, che appunto nell'arte esprimeva se stesso e che purtroppo lo ha fatto forse veramente negli ultimi giorni della sua vita, ma che attraverso, diciamo, proprio la pittura ha espresso questo suo sentire. Dove c'è il Po, dove c'è un corso d'acqua, dove c'è una pianura, sentiamo che c'è una voglia di raccontare quello che è stata quella pianura attraverso i ricordi dei nonni, attraverso i ricordi dei genitori, ma anche quello che è questa pianura e soprattutto quello che potrebbe essere. Per la prima volta abbiamo ricevuto racconti che parlano di alluvioni. Storie di pianura è per raccontare il territorio. E poi in questo territorio c'è il consorzio e il territorio c'è anche grazie al consorzio. Sono arrivati tantissimi manoscritti. Mi sono letto, sono stato onorato di far parte della giuria nella fase finale dopo la selezione popolare iniziale. Tantissimi appunto scritti interessanti, divertenti per certi tratti, drammatici per altri, che raccontano questo territorio e anche territori fantasiosi immaginati e pensati, però sempre partendo da quello che si vede e da quello che si vive. E tra le tante iniziative di solidarietà nei confronti delle popolazioni alluvionate della Romagna ce n'è una che parte da Ferrara e dagli amici della rassegna Riaperture, che si stanno organizzando per poter salvare le foto danneggiate dal fango, professionisti che si mettono a disposizione per salvare i ricordi stampati, indicano un indirizzo mail da contattare per poter dare un aiuto anche in quello che tocca nel profondo, ovvero i ricordi stampati in foto.
E dopo 7 anni trascorsi a Ferrara, in città, come direttore del Museo Casa Romei, Andrea Sardo ha salutato sabato i rappresentanti delle associazioni culturali con cui in questi anni ha stretto rapporti di collaborazione. Nell'occasione è stato presentato il nuovo sito web del museo. E ricordiamo che Sardo ha vinto un concorso e andrà a Roma per un aggiornamento di 6 mesi e poi seguirà un nuovo incarico nell'ambito dei beni culturali. Questo, il suo saluto alla città. Dopo 7 anni di lavoro e di vita qui a Casa Romei, devo dire che è difficile allontanarsi da questi luoghi, è difficile allontanarsi da questa gente. Casa Romei ha vissuto questi ultimi anni in uno stato di partecipazione, di collaborazione con i ferraresi, con le associazioni, con i pubblici di riferimento, che è stato straordinario. Ho imparato moltissimo da tutto quello che i ferraresi hanno dato a Casa Romei, a me in particolare. E Casa Romei è cresciuta, ma non grazie a me, ma grazie veramente a tutto questo grande entusiasmo che sono riuscito a percepire nella gente ferrarese, ma anche da parte dei turisti e di chi viene da fuori. Il diritto alla cultura, secondo lei, oggi nel nostro paese è esigibile da parte davvero di cittadine e cittadini tutti, o occorre che ci sia qualcuno, come lei ha fatto qui a Ferrara, che lo rende esigibile aprendo alle realtà locali la cultura? Dal punto di vista formale, un passaggio fondamentale è stata la ratifica anche da parte del governo italiano della Convenzione di Faro. Convenzione di Faro che sancisce in maniera molto chiara l'accesso della popolazione, delle comunità alla cultura e in particolare al patrimonio culturale. Quindi non c'è dubbio sul fatto che l'accesso alla cultura esista ed è formalizzato ed è riconosciuto ed è un dovere delle istituzioni che lavorano nell'ambito culturale di lavorare perché il patrimonio culturale sia accessibile a tutti. Su alcune realtà si sta lavorando molto, su altre realtà si sta iniziando a lavorare, ma l'obiettivo di tutti sicuramente è quello di rendere accessibile la cultura a tutti. Prima di salutarci riviviamo le emozioni delle gare del Palio di Ferrara edizione 2023, i momenti più belli e concitati. San Benedetto, San Giacomo, San Giorgio, San Giovanni, e sono partiti, eccoli qui, sono partiti tutti. In testa in questo momento c'è San Paolo. Che sarà anche qui non un testa a testa, però difficile. Ma c'è una piccolissima, piccolissima. Per San Paolo, Alice Rizzo, eccola lì, sono loro il trio che c'è, ma vediamo che San Luca sta cercando di recuperare spalla a spalla, si lotta, cioè San Luca che sta cercando, è passato davanti, in questo momento è passato davanti San Luca, sono partite in questo momento, in testa c'è San Giacomo, poi San Giorgio, Santa Maria in Vado, San Benedetto, eccole lì. Ludovico Dotti e secondo Francesco Rigoni di San Paolo. Eccolo sulle terine da... cerca di resistere, non molla San Paolo, non molla San Paolo! Eccolo sull'arrivo San Paolo! Secondo San Luca, quindi vince il Palio di San Romano, Santa Maria in Vado, poi San Giorgio sta cercando di recuperare, attenzione, Alice Simani. E poi San Giorgio vince ancora una volta, Alice, per San Giacomo. A te gloria e onore dello beato Sordo Cavaliere, patrono dell'alma città nostra, clamiamo i borghi e le rioni dello Ducato a disputarsi con lealtà e onestà lo paglio blanco dello Santo Maurelio. Sembra esserci una partenza valida, attenzione, in testa c'è Santo Spirito, Boccolina, poi San Benedetto,
San Giacomo, San Luca, ancora Santo Spirito, San Benedetto, San Giacomo. San Benedetto sta tenendo ancora la testa della corsa, ancora pochi metri e si avvicina al traguardo. Eccolo lì, eccolo lì, è arrivato al traguardo San Benedetto. Partenza buona. Santo Spirito, San Giovanni, San Giorgio, Santo Spirito, San Giorgio, San Paolo. Spirito Santo, San Paolo. Santo Spirito Santo. Ancora Santo Spirito. Santo Spirito, San Giorgio, San Giacomo. Ancora Santo Spirito, San Giacomo. Santo Spirito, San Giacomo. Santa Maria in Vado. Santo Spirito, San Giorgio. San Giacomo, Santa Maria in Vado. San Giorgio. San Giacomo, Santa Maria in Vado. Ancora San Giacomo, Santa Maria in Vado, San Giorgio. San Giacomo. Este, viva! Questi quindi i momenti più salienti del Palio di Ferrara edizione 2023. Ci salutiamo così, a me non resta che ringraziarvi e darvi appuntamento alle prossime edizioni del TG.